La partita ha detto che è necessario trovare una continuità nel tempo di performance individuali, continuità, in modo tale che ci possa essere continuità poi di conseguenza nella performance di squadra. Troppi lampi. Troppe pause, troppe situazioni concesse in modo facile a fronte di ripetute difensive di qualità, e qui bisogna trovare la continuità, a fronte di ripetute offensive dove è necessario, indipendentemente da una statistica, o meno, è necessario avere più continuità nel senso e nel flusso dell'attacco. Punto numero due, collegato, sono straordinariamente convinto che con la tipologia di squadra che siamo è necessario che ci sia una condivisione su alcune letture, dando spazio all'interpretazione dell'esperienza dei singoli giocatori, ma queste interpretazioni, queste letture devono essere dentro alla grande regola di squadra, dentro al sistema di insieme. Perché altrimenti ogni singola interpretazione va verso una direzione che la squadra non riconosce. E di questo me ne faccio carico io come responsabilità nel creare condivisione su quello che si fa, ma allo stesso tempo mantenere le mani sul sistema di squadra. Se noi da questa partita comprendiamo e acquisiamo questi due punti, torniamo a casa molto più ricchi. A 3 settimane dall'inizio del campionato. Beh, sì, come regola no, non parto mai con un giocatore con 3 falli all'inizio del terzo quarto, perché qualsiasi cosa possa succedere, dobbiamo proteggerlo per il quarto il più possibile. Io credo che, e tu lo sai, che io sui singoli è importante quando parlo di continuità di performance, siamo coinvolti tutti, siamo coinvolti tutti. Come? No, non c'è assolutamente l'intenzione e voi e io non mi siedo qui e pubblicamente ho l'intenzione di utilizzare una riflessione in modo critico. E se per caso, per qualsiasi interpretazione fosse, la mettiamo come considerazione costruttiva. Non c'è nessun tipo di critica gratuita, ma una considerazione costruttiva che dobbiamo fare nostra.